Eccoci di nuovo a Canfora. Siamo venuti lo scorso anno per il torneo di Green Volley, ma quest'anno l'avvenimento dell'estate è il triangolare di calcio Coccarù. Ecco il campo sportivo dove si disputerà la quinta edizione. Ma c'è qualcuno che si sta allenando. Ma sono i ragazzi dell'anno scorso. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, siamo venuti qui per il torneo. Il torneo di Green Volley come l'anno scorso. Veramente no, noi siamo venuti qui per il torneo Coccarù di calcio. L'anno scorso ne avete parlato così bene. Coccarù di calcio, il torneo del 2013 è il 23° Green Volley di campo. Vengono da tutta Italia, da Roma, dalla Toscana, sono dei miti, è un torneo bellissimo. Sì, però ragazzi, l'anno scorso avete detto che gli organizzatori erano due anziani. L'anno scorso ci hanno stupito in grandissimo positivo perché hanno organizzato un bellissimo torneo femminile, il torneo più bello secondo noi. Assolutamente. Allora siete d'accordo anche voi sul fatto che sia giusto puntare sui giovani, sui tornei under, sul mini volley? Chi ha parlato di giovani? Mini volley noi non sappiamo neanche cosa sono. Torneo femminile. Noi che siamo persone intelligenti, bravi in matematica, anche. Abbiamo fatto due conti quest'inverno, abbiamo scoperto che quelle che avevano 17 anni l'anno scorso, quest'anno sono over 18. Oh Villo, tranquillo, Lucia per noi è una figlia, E poi c'è da dire una cosa. Noi quest'anno, il torneo quest'anno si partecipiamo anche noi con la nostra squadra. Partecipate anche voi. Ma, per dire la verità mi sembrate un po' antichi, ma le sapete le regole? Il cambio palla, il libero, il tocco di piede. Ma lo sai chi è questo qua? Questo qui è il piede destro del cagno. Quante volte abbiamo fatto sto gesto qua, cagno? È il cagno del campo da calcio questo, Va bene, però a pallavolo si gioca con le mani, poi. Con le mani. Paolo Baldi, portiere più vincente della storia del campo. Allora, guarda qua. Per parare le mani si mettono così, per parare si para e si mettono nello stesso modo per fare la veloce dietro, capito? Vedi? È facile. Gli sport sono tutti un po' uguali. Vabbè ragazzi, dai, mi avete convinto. Fate uno spot per invogliare la gente a venire a vedere. Allora, il 4 agosto innanzitutto venite a tifare per la nostra squadra, favorita sicuramente e garanzia di spettacolo. E poi c'è il torneo under 18 femminile, il torneo appassionati, il torneo open. La sera venite prima qua, venite sabato, qua a campeggiare qua, in questo meraviglioso paesaggio. Le tende le mettete qua, al sabato sera gran balotto sul Villaggio Rock, in mezzo a tutta la gente, fate mattina lì, al mattino venite qua, fate il vostro torneo. Però adesso scusaci, ora... Andersen, noi perché ci dobbiamo allenare per vincere il 23° Siamo la squadra favorita. Ciao, grazie, ci vediamo il 4 agosto. Ciao.